Molteni si fida o non si fida di quello che dice il governo riguardo i tagli, i risparmi in sanità? No, non solo non mi fido, ma sono preoccupato perché abbiamo queste continue correzioni da parte del governo. Proprio l'altro giorno Gutgel, il nuovo Sì, il commissario nuovo alla spending Cottarelli, review, diciamo così. aveva annunciato bellamente sul Corriere, intervista, ci saranno altri 10 miliardi di euro di tagli alla sanità. Poi ovviamente è stato corretto perché tutti capiscono che Sì, se diciamo si anche che il pensa. titolo è un po' fuorviante quell'articolo, poi Però all'interno non quello c'era era scritto il nome, proprio perché questo, se eh. il governo e la sinistra pensa di utilizzare la sanità pubblica come un Sì. bancomat per le casse dello Stato, credo che abbia sbagliato tutto, perché la Sì, devo sanità dire che l'hanno fatto pubblica. governi di destra e di sinistra, mi Ma guardi, noi permetto di però dire, abbiamo però. incominciato e la risposta che avrebbe dovuto dare, per questo io parlo di imbarazzo da parte del ministro del governo e di preoccupazione da parte nostra Sì. e di preoccupazione da parte dei cittadini, perché se effettivamente si volesse operare la politica dei tagli agli sprechi, che va fatta ed Sì. è sacrosanta, beh, sono due le parole che devono essere Quali? utilizzate: costi standard. È stato detto Sì, prima lo perfettamente, diceva noi non sì. possiamo far pagare a sistemi sanitari efficienti Lombardia e Veneto. Il Veneto è la regione benchmark, cioè Sì, che di utilizza i riferimento, diciamo, parametri per capire, di sì. riferimento per ottimizzare il sistema. Se Sì. noi applicassimo a tutte le regioni di questo paese i dati, i modelli e i criteri di funzionamento, di efficienza e di garanzia del bilancio della regione Veneto a Sì. tutte le altre regioni, noi oggi avremo un risparmio, i famosi 30 miliardi di Sì. euro. Il timore qual è però? Che se si continua su questa politica, i 2 miliardi e 3 nel decreto enti locali, gli altri 10 miliardi che potranno Sì. arrivare, beh, e qui si hanno due soluzioni che ricadranno a danno dei cittadini. Uno, si chiudono gli ospedali; due, si aumenta i ticket ai cittadini. E arriveremo al paradosso che il cittadino anziano il ticket lo paga, l'immigrato clandestino invece si vede la sanità pagata, perché accade così Sì, purtroppo, no, perché ma sta accadendo in questo modo. allora.